ultimo appuntamento per l'appello del candidato, questo viaggio in cui abbiamo conosciuto i candidati a sindaco per quanto riguarda la città di Teramo. Assieme a me per questo ultimo appuntamento ci sono, come di consueto, i tre giornalisti che rivolgeranno le domande al candidato Nicola Catenaro, che ringrazio, collaboratore del Corriere della Sera. Grazie a voi. E poi ancora con noi Marcello Martelli, che rivolgerà anche lui le sue ficcanti domande alla candidata, e poi Germana Dorazio, direttore di Telesilio. Buonasera e grazie a voi. E allora, insomma, è abbastanza scontato, l'ultimo candidato è una donna, l'unica donna candidata a sindaco della città di Teramo, ed è Paola Cardelli, che facciamo entrare. Buonasera e bentrovati. Allora, andiamo a vedere insieme la scheda, il ritratto preparato per noi da Tania Bonnici Castelli. Paola Cardelli è l'unica donna candidata a sindaco al comune di Teramo in queste elezioni amministrative 2018. È a capo della lista civica Sinistra per Teramo ed è una vera rivoluzionaria. Teramana, 57 anni, si è diplomata al liceo classico Melchiorre Delfico. All'università, in prima battuta, ha scelto di studiare lingue, poi ha virato verso giurisprudenza. Studi portati avanti con sacrificio e poi abbandonati perché contemporanea ad un lavoro fisicamente impegnativo, quello del rimboschimento, che Paola svolgeva nel corpo della forestale. Successivamente ha lavorato come segretaria, poi in un ristorante e quando è nato Daniele, il suo primo e unico figlio, ha deciso di dedicarsi esclusivamente a lui. È sempre stata di sinistra e poco incline ai compromessi. Ha deciso di abbandonare il Partito Democratico nel 2013. Non gli ha perdonato l'alleanza al governo con il centrodestra. Così, l'anno successivo, invitata dal Movimento 5 Stelle, si è presentata ed è stata eletta consigliera al comune di Teramo nella lista pentastellata. I dissidi con i grillini, però, sono iniziati praticamente subito. Due giorni dopo la sua elezione e quella dell'altro consigliere Fabio Berardini, alcuni militanti 5 Stelle sottoscrissero una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La motivazione fu che durante il festeggiamento organizzato dal movimento nel proprio comitato elettorale, Paola si era assentata più volte, uscendo dalla sala per andare a fumare. Un altro motivo di scontro fu il veto imposto dai 5 Stelle di non recarsi a votare al ballottaggio per nessuno dei due candidati, con l'obbligo di esibire la propria tessera elettorale non bollata. Paola non si è piegata e si è ribellata a queste ingerenze per lei illegittime e poco democratiche. Denunciò il tutto con grande forza d'animo e il suo caso fu ripreso a livello nazionale e anche dal quotidiano La Repubblica. Decise quindi di formare un suo gruppo consigliare indipendente di opposizione. Per lei è stato come tornare alle origini, a quegli ideali di sinistra, equità e solidarietà che sono alla base del suo progetto politico. Tre punti importanti caratterizzano oggi il suo programma elettorale. Riorganizzazione della Teramo Ambiente, che gestisce la raccolta dei rifiuti e i cui costi hanno dissestato le casse comunali. Scuole sicure con adeguamento sismico e la creazione di una commissione per l'inclusione e la coesione sociale. Insomma, una donna determinata. Tosta, come si dice in gergo moderno, la si può amare o odiare, ma una cosa è certa, Paola Cardelli ha le sue idee e i suoi valori e non intende rinunciarci o svenderli per nessuna ragione al mondo. Lei è un politico con la schiena dritta. Sul finale un sorriso sulla battuta di Tania. La ringrazio. Del complimento. Allora, partiamo subito con le domande. Iniziamo dall'unica donna al tavolo, Germana Dorazio. Io mi permetto anche di prendermi un brevissimo tempo per fare i complimenti a Tania, la collega Tania, per le varie schede che ha fatto, perché sono veramente belle, ironiche e puntuali. Paola Cardelli, l'unica donna, si è detto da donna a donna, intanto ancora fuma? Certo, quindi certo, non sarebbe bello, sarebbe bello smettere, ma purtroppo.
Quindi si è affacciata. Si è affacciata. Incubatori assicurati. Intanto con una lista. Delle fumatrici che sembra che siano anche di più degli uomini, tra l'altro. Come è arrivata a questa candidatura da sola, contro tutti, contro le istituzioni, la Teramo Ambiente da ribaltare, tutto da rifare in questo comune? Come è arrivata, con quale spirito è arrivata fin qua? Contro le istituzioni no, anzi, sono veramente una che, come dire, sono una, sempre in difesa della Costituzione e delle istituzioni, cioè si può combattere, a mio avviso, quello che non si ritiene giusto attraverso gli strumenti della democrazia. Le regole vanno sempre rispettate, eventualmente si può ricorrere alla disobbedienza civile, insomma io sono, come dire, per la salvaguardia e il rispetto del formale e sostanziale delle istituzioni. Questo sicuramente. Penso che questo appunto sia stato, se c'è stato un attacco alla democrazia, è sicuramente più dalla parte di chi voleva imporre al Presidente della Repubblica un ministro a cui lui aveva posto il veto, piuttosto che non il contrario. Ecco, una piccola parentesi, già che abbiamo richiamato. Consapevoli di essere da sola, dunque, comunque una sola lista, da sola, il programma in breve, ma in maniera... È stata una scelta, perché non ho risposto tanto alla... È stata una scelta ponderata, anche diciamo sofferta, non è stata così facile decidere appunto di presentarmi da sola come candidata. Ma il problema è che non era possibile, ho tentato anche di aggregarmi con altre liste, ad esempio con il candidato D'Alberto, ma lì c'era un problema di alleanza, c'era un'alleanza troppo eterogenea dove vi erano elementi veramente provenienti anche dalla destra, quindi da ultimo anche l'adesione del PD, che per me diciamo che non è assolutamente una forza politica a cui riconosco alcuna valenza di sinistra, ecco, non più, sicuramente non più. Con il 5 Stelle c'è stato per niente un riavvicinamento con questo nuovo candidato? Chiuso? No, io con l'ex consigliere Berardini, ora deputato, ho continuato comunque a lavorare in collaborazione dove è stato possibile, in consiglio comunale. Non è che tra me e il Berardini non c'è mai stata una rottura. Col Movimento 5 Stelle purtroppo sì, perché non ha dimostrato, a mio avviso, di non aver nulla a che fare con quello che gli ideali propugnati, insomma, erano completamente diversi poi dall'attività messa in pratica, non solo a livello locale per quel tipo di attività di quasi di stalking nei miei confronti, ma anche a livello regionale e parlamentare, insomma, l'avvicinamento è impossibile. Poi, visto adesso quello che io ritengo siano appunto attività eversive, quindi il 5 Stelle non lo ritengo un'alternativa valida. Sicuramente alla degenerazione della politica che è ben presente non solo qui a Teramo ma anche appunto in Italia. Il programma, posso cominciare? No, magari lascio spazio anche agli altri. Sì, sentiamo Marcello Martelli. Marcello Martelli comincia con facendo gli auguri. Grazie. Che lei è l'unica candidata sindaco. A proposito, come vorrà essere chiamata, sindaco o sindaca? Guardi, per me è indifferente, su queste cose davvero non credo. Possono votare comunque, anche quelli che la vogliono chiamare sindaca o sindaco. Non ho pregiudizi in merito. Comunque lei è sicuramente una signora di esperienza e anche coraggiosa, perché per esempio adesso che non è di moda la parola sinistra, lei l'ha messo bello chiaro, preciso nel suo programma. Poi ho visto che lei è una ex grillina, ha delle esperienze amministrative e politiche e anche ha un'esperienza di lavoro, eccetera. Quindi noi come cittadini abbiamo visto in questi ultimi anni come non si amministra una città, no? Adesso non andiamo a fare la conta delle responsabilità perché sarebbe troppo lungo e complesso il discorso. Comunque, come vorrà essere il contrario di quello che abbiamo visto lei? Come si propone? Come pensa di riuscirci? Penso che appunto, certo, fare parlare solo del retroscena sarebbe anche improduttivo. Diciamo che la città, quella che noi, io con la mia lista, pensiamo che debba essere a misura d'uomo, quello che ho scritto anche come slogan
nel manifesto elettorale, una città normale. Qui tutti parlano di città vive, la città che vive, la città bella, la città oltre, ma cioè Teramo bella, Teramo oltre. Penso che la normalità, innanzitutto conquistare un livello di normalità, già sarebbe un traguardo quasi rivoluzionario, tenuto conto di come, di come si è ridotta questa città, non solo a livello di decoro urbano, ma anche proprio anche la morale, diciamo, perché è la compagine morale che si è un po' disgregata, non solo a livello degli amministratori, ma purtroppo anche a livello della cittadinanza, perché anche la crisi economica, il problema creato dal terremoto ha ancora più accentuato quell'individualismo che ormai è diventato endemico. Ogni persona pensa esclusivamente, quasi no, ogni, diciamo che si tende più a pensare a ognuno al proprio orticello e non a capire che c'è una collettività che in sé si muovesse insieme otterrebbe forse qualche altro risultato. La città che noi immaginiamo è una città appunto a misura d'uomo, una città policentrica, cioè non pensare, che non credere, non ritenere che solo il centro storico sia il soggetto di tutte le attività amministrative, dell'economia, spesso si parla solo esclusivamente di commercianti del centro storico, di attività del centro storico, oppure anche gli eventi, la passata amministrazione quasi sempre tutti nel centro storico. Diciamo che la città deve essere vissuta in tutte le sue ramificazioni, di periferia ma anche di frazione. Quindi una città appunto inclusiva, per cui ogni quartiere, anche periferico, deve avere i suoi servizi in loco, quindi avere sicuramente una sede dove creare un punto di riferimento, un punto di aggregazione, servizi anche per i disabili, per gli anziani, per i minori, questo magari in sinergia con l'associazione di volontariato, a cui comunque necessariamente le amministrazioni dovranno sempre ricorrere al supporto del terzo settore, dell'associazione volontariato. Questo bisogna prenderlo come assioma. La città è un'inclusione, anche la questione dei disabili è una questione che è diventata ancora più grave, tenendo conto dei tagli fatti anche dalla regione, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza scolastica ai disabili, sono stati tagliati proprio fondi, ore di... E qui bisognerà sicuramente intervenire, anche se purtroppo noi, ecco, senza voler fare dietrologia, abbiamo un bilancio non in dissesto, perché non ci sono tutti i parametri per il dissesto, ma abbiamo un bilancio fortemente a rischio, perché abbiamo un'anticipazione di cassa, insomma, di 15 milioni con un interesse di 500.000 euro l'anno. Abbiamo un problema economico, quindi di dove reperire risorse. Quindi noi pensiamo che innanzitutto vada riformata, programmata la formazione personale, perché il personale dipendente è il punto nevralgico di un'amministrazione. Non basta avere una buona idea politica, occorre sicuramente che il personale sia formato, perché sono i dipendenti di fatto che poi hanno in mano le redini, hanno in mano la gestione della cosa, della res pubblica. La formazione, che è sempre mancata nel passato, bisognerebbe anche per legge fare un programma triennale di formazione e non è mai avvenuto, per poter anche consentire che questi dipendenti, dirigenti, possano essere preparati a partecipare ai finanziamenti europei, perché questi sono essenziali. Essendo ormai diminuiti totalmente, ridotti veramente di tantissimo i finanziamenti statali, tutte le amministrazioni locali possono devono a tutti i costi intercettare i finanziamenti europei, che ne sono veramente, ce ne sono tantissimi, soprattutto per quanto riguarda adesso, cioè, la Commissione europea, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile urbano, quindi zero emissioni, cioè ridurre le emissioni di rigenerazione urbana anziché nuovo cemento, riduzione del traffico, quindi su queste tematiche esistono numerosi finanziamenti, ma esistono anche finanziamenti, ad esempio c'è Horizon 2020 che serve a finanziare l'innovazione e la ricerca, quindi sia per le imprese che per le amministrazioni, sia per chi voglia intraprendere una nuova impresa che per le amministrazioni. Mi sto perdendo un attimo, la guidiamo noi con le domande. Allora, Nicola Catenaro, perdo di vista. Sì, perché in effetti eravamo modalità elenco di punti. Sì, tra poco, che poi tra l'altro tra poco vedremo nel dettaglio i punti del programma. Con la scheda vorrei prego, credo, cominciare a sviscerare qualche punto, perché poi magari dal dettaglio riusciamo a risalire
a un quadro più d'insieme, più puntuale. Lei punta moltissimo sulla questione dei rifiuti, che in effetti è centrale, perché sappiamo benissimo quanto la raccolta porta a porta, quindi il gestore di questa raccolta, la Termoambiente, pesino sulle casse comunali. Cosa cambierebbe il primo atto? Quindi smantellerebbe il porta a porta, cambierebbe qualcosa nella partecipazione del comune alla società? Che cosa farebbe? Qual è la sua vision a proposito? È la stessa che ho avuto negli anni scorsi ed è stata bocciata da dall'intera da maggioranza e minoranza, gli stessi che oggi si ripropongono magari in una veste diversa, con un approccio diverso in questo periodo preelettorale. Il punto è che io sono per la dismissione di tutte le partecipate, perché le partecipate misto pubblico-privato non hanno ragione di esistere, perché a carico del pubblico tutte le spese e le perdite, e a carico del privato gli eventuali profitti. E in particolare per la Termoambiente, che da sempre, da anni, è evidente che non sia una società ben gestita. È una società che non aveva grandi chance economiche. Già 2 anni fa, quando appunto io chiesi che venisse dismessa la quota, cioè diventasse una società in house, insomma, quindi dismesse le quote del socio privato, dell'ente veramente. All'epoca la proposta era che l'ente dismettesse le proprie quote. Il modello di gestione della società in house, quindi interamente pubblica, è come se fosse una gestione, praticamente è come se fosse una longa mano dell'amministrazione. E questo perché tra l'altro la Termoambiente ha perso numerose commesse nel frattempo, quella di Canzano, quella di Castellalto e in ultimo quella di Termoli. Questo cosa comporta? Che le spese sono aumentate a carico del comune di Teramo. Se il comune di Teramo fuoriuscisse da questa società, probabilmente la Termoambiente non potrebbe più operare, non avrebbe più le risorse per continuare a esistere. Toglierebbe il porta a porta? No, assolutamente no, il porta a porta va mantenuto, va anche giustificato, perché in tutti questi anni noi abbiamo avuto un porta a porta che comunque implica un lavoro anche da parte del cittadino e a volte anche occupare spazi che non sempre tutti hanno. Spazi che non produce in termini di differenziata moltissimo. No, non ha mai prodotto neanche il minimo di legge, che è del 65%, ma dal 2012 si sarebbe dovuto. Quindi lo manterrebbe lo stesso? Lo manterrei lo stesso, ma qual è il problema del nostro porta a porta? Non è che la cittadinanza partecipa, deve essere anche incentivata, e si può incentivare utilizzando la formula del chi più inquina più paga, cioè inserire la tariffa puntuale. Anche questa ho chiesto da tempo, quindi la tariffa puntuale per poter, innanzitutto con la tariffa puntuale è possibile, siccome vi sono l'operatore ecologico è munito di un localizzatore, no? un GPS. Si può anche controllare l'attività dell'operatore che viene svolta dall'operatore, e comunque con questa tariffa puntuale si disincentiva proprio la produzione dei rifiuti, a prescindere che siano differenziabili o meno, si disincentiva comunque la produzione dei rifiuti e comunque si incentiva la differenziazione. Oltretutto bisognerebbe fare anche una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti, perché purtroppo questo c'è, sensibilizzazione, ma anche severe sanzioni e introdurre fototrappole, utilizzare un del personale più avanti. Grazie. Nel frattempo andiamo a vedere la scheda di scienze politiche che ci racconta un po' il programma di Paola Cardelli. In principio era il Movimento 5 Stelle con il quale Paola Cardelli si era candidata ed è stata eletta nel 2014. Una strada però abbandonata quasi subito per proseguire il suo mandato da indipendente. La candidatura a sindaco di Erna, dunque, sembra l'apice di un percorso politico ora sviluppato però nell'alveo della sinistra. Il programma di Paola Cardelli è articolato in 4 obiettivi, ciascuno declinato in diversi punti e sottopunti. Le parole chiave sono nuova affidabilità, nuove regole, nuovi assetti e nuovi obiettivi. Il concetto centrale quindi è quello di scrivere nuove regole modificando i regolamenti esistenti al fine di perseguire obiettivi di trasparenza e partecipazione, efficienza ed efficacia amministrativa, eventuali fiscalità alternative, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio pubblico, regolamentazione dei beni comuni.
La terza parte del programma, Nuovi Assetti, è suddivisa in tre macro aree: città policentrica, coesione ed inclusione sociale e mobilità sostenibile. Con il termine città policentrica si vuole sottolineare l'importanza della valorizzazione di ogni zona della città di Teramo e non soltanto del contesto del centro storico. Per quanto riguarda la coesione e l'inclusione sociale, invece, la candidata a sindaco si sofferma su diversi argomenti, tra cui la costituzione di una commissione consiliare permanente che si occupi a 360 gradi dell'argomento. Oltre all'accoglienza e al controllo degli immigrati, all'abbattimento delle barriere architettoniche per la piena inclusione di disabili ed anziani. Nella sezione dedicata alla mobilità sostenibile viene fatto riferimento alla volontà di voler ridurre il traffico in città. Per farlo, secondo la Cardelli, si potrebbero mettere in campo 10 milioni di euro previsti dal Masterplan di Regione Abruzzo per la costruzione della teleferica città campus universitario e ridestinando i soldi alla sostituzione del parco autobus urbano. L'ultimo tema affrontato nel programma elettorale, Nuovi Obiettivi, tratta l'eliminazione delle società partecipate Team, Mote, Cope, Farmacia Comunale. Il caso della cooperativa Tercop, Ambiente e Salute, Ricostruzione post-sisma, Lotta all'evasione e Contrasto al lavoro sommerso, oltre all'emergenza e al disagio abitativo. Non manca il consueto punto di programma sull'incentivazione della raccolta differenziata, sul tema dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e sul corretto consumo del suolo. Mentre per la sanità c'è la netta opposizione alla costruzione del nuovo ospedale. Il programma elettorale di Paolo Cardelli, in sintesi, mette al centro della discussione i temi dell'impegno etico, dell'integrazione, dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva, oltre alla grande attenzione alla ricostruzione. Un programma corredato da cifre, dati e da previsioni di realizzazione degli obiettivi. Non ci sono però riferimenti espliciti al rapporto tra città, giovani e università. Allora, torniamo alle domande dei nostri giornalisti, ripartirei da Marcello Martelli. Dunque, lei ha una doppia responsabilità perché nella lunga storia di questa città non abbiamo avuto mai un sindaco donna, quindi lei sarebbe la prima nella storia. E, che cosa poi, sono tante le cose che vorrei dire. Mi aggancio a questa ultima che riguarda il programma che lei ha presentato e che riguarda la mobilità, che secondo me è fondamentale per una città che voglia ripartire. Mi sorprende il fatto che lei nel programma non ha citato assolutamente la ferrovia, che è molto importante. Oggi pochi lo sa, pochi teramani lo sa, io farei un piccolo sondaggio qui per vedere chi è che lo sa, che ogni giorno arrivano e partono alla stazione di Teramo 26 treni interregionali. Voi, chi conosce la storia di questo tratto della ferrovia Teramo-Giulianova, era il famoso ramo secco che doveva morire, poi per una serie di circostanze non è morto, si è salvato, però è una linea che potrebbe avere una sua motivazione di sviluppo, perché io pensavo che questa città, oltre a essere progettuale, deve essere anche produttiva. E ci sono per esempio moltissimi progetti, ma anche validissimi, abbandonati. Per esempio c'è un progetto di un'amministrazione provinciale di sinistra, secondo me un progetto validissimo e fondamentale per questo territorio, per la famosa area vasta, dove la ferrovia ha un ruolo importantissimo. Lei forse lo conosce questo progetto, ai tempi del presidente D'Agostino. Quello del prolungamento. Eccetera. Non mi trova molto d'accordo. Comunque sarebbe il caso di aprire un dibattito, perché sì, lei non è d'accordo, io per esempio sono favorevolissimo. Ma infatti no. Mi piacerebbe sempre fare un dibattito, sì, come cittadino, sì, io non sono nessuno, come cittadino. E quindi diciamo che, ma potrei anche altre cose, comunque. Comunque la ferrovia è fondamentale, anche per lo sviluppo dell'università, anche per i collegamenti. Questo prolungamento, non per fare un favore al palazzetto, a quelli che vanno a giocare, ma anche in vista delle aree interne, perché questa ferrovia dovrà avere anche uno sbocco in quella direzione. Forse sembra una cosa avveniristica. Quale direzione? Scusi, questo non...
per la valorizzazione delle aree interne. Per esempio, non vedo perché la ferrovia non si possa proiettare verso le aree interne, come hanno fatto in tante altre parti. Per esempio, nell'Italia del Nord il treno arriva anche a alte quote. Quindi, tra l'altro, adesso il treno è tornato di moda e quindi, secondo me, è un argomento che vale approfondire. Nel mio programma molte cose le ho sottaciuto, non le ho prese in considerazione, sicuramente. Chiaramente. Sicuramente era anche la questione del rapporto con l'università, ma in generale. Maniera ci rientra anche la mobilità. Diciamo che ho voluto più dare un'idea del metodo di approccio a tutte le questioni, ho indicato le priorità, diciamo, quelle proprio le urgenze, perché diciamo che alcune cose sono proprio urgenti, perché sono, come la ricostruzione, è un'urgenza. Chiaro, qua alla fine diventa tutto urgente perché essendo mancando tutto, sembra tutto, però diciamo che sono anche delle priorità. Per quanto riguarda il prolungamento della ferrovia, io non mi trovo d'accordo. Però diciamo che per me anche la partecipazione e la democrazia partecipativa è al centro dovrebbe essere al centro dell'attività amministrativa. Quindi anche per una proposta del genere sono d'accordo che debba essere consultata la popolazione, le associazioni, insomma quelli per i quali quel tipo di opera potrebbero essere coinvolti da questo tipo di opera, che poi in questo caso sarebbe tutta la città. Quindi sono d'accordo che il dibattito si debba aprire nel anche metodo, su questo, ecco, nel il metodo, cioè, non è importante. Sentiamo. Che adesso io possa dire sono favorevole o contraria, però sicuramente quanto bisogna stabilire, ad esempio quando fu della teleferica, e conviene sempre prima consultare la popolazione quando è una questione della destina. Io mi rilaccio proprio a questo discorso della mobilità, perché lei ha fatto riferimento invece ad una città policentrica. In realtà il suo programma è molto ambizioso. Sicuramente ci potrebbe essere tanto altro, ma è comunque molto ambizioso e molto denso. Lei ha fatto riferimento ad una città policentrica e ha parlato anche prima della necessità di dare importanza al territorio extraurbano, definiamolo così. Quali sono le priorità? Ha fatto un cenno a dei centri di aggregazione che debbano sorgere nelle frazioni, diciamo, nelle zone limitrofe al comune, e altre priorità per il territorio circostante al centro cittadino, quali sono? Sono dunque, ad esempio, come ho scritto anche nel programma, cioè dotare ogni frazione, ogni quartiere, laddove sia possibile, di una sede, quindi appunto un punto di aggregazione certo, dove i cittadini possano riunirsi, dove anche l'amministrazione può avere occasione di incontri. Una sorta di circoscrizione comunale. Sì, poi? Diciamo sì. E anche i servizi per appunto disabili, anziani, minori, per le donne. Ho pensato anche di fare alcuni centri, perché noi abbiamo un centro antiviolenza della provincia, però diciamo che forse fare anche dei punti di delocalizzati, anche questo potrebbe aiutare. Le frazioni possono essere avvicinate anche tramite, sempre rivisitando tutte le linee urbane ed extraurbane, sempre con questa, usufruendo nella prospettiva di poter introdurre bus elettrici e navette elettriche, quando si creano appunto degli eventi di cui l'amministrazione dovrebbe farsi carico, eventi che possano a essere attrattivi per la città da parte per il turismo, quindi un sistema di trasporto che possa includere anche le frazioni al centro, oppure che gli eventi si facciano anche nelle frazioni, oppure anche la questione della produzione l'enogastronomia. Qui non è, noi abbiamo delle eccellenze che non sono granché promosse, e quindi bisognerebbe anche lì creare degli eventi ad hoc e creare eventi anche nelle frazioni dove ad esempio piatto tipico di ogni insomma, maggiore coinvolgimento, diciamo, dei cittadini della periferia. Nicola. Allora, le avrei chiesto degli strumenti di partecipazione, però più o meno insomma questo argomento è stato toccato. Invece vorrei tornare sulla questione università. Perché? Perché insomma, c'è una città parallela a quella che vediamo tutti i giorni, che vive in colline, una città fatta di studenti universitari che pensano, studiano, riflettono, vivono tutti i giorni in un mondo quasi separato. Separato da noi. Cosa farebbe per avvicinare e creare un collegamento e per, come dire, non solo a beneficio degli studenti,
ma anche a beneficio della città, quindi uno scambio proficuo per entrambe le parti. Cosa farebbe su questo tema? Sì, c'è stato anche un prossimamente, domani, adesso non so bene, non ricordo più le agende. Iniziative concrete, perché poi tutti quanti potrebbero dire occorre avvicinare. Secondo lei, in che modo si può? Dico, siccome c'è stata anche una richiesta da parte degli studenti in un prossimo incontro, hanno presentato a tutti i candidati una serie di quesiti. Di come si potrebbe, loro proposte o anche interrogativi su come si potrebbe, loro anche pure parlavano anche di rivedere un po' alcune tratte che possono mettere in collegamento, perché queste sono scelte fatte nel passato, appartengono anche all'ordinaria amministrazione. Di collocare appunto l'università in un posto così distante dalla città e da tutto. Non a livello fisico, forse moralmente, creare un progetto che veda entrambe, cioè la città che noi siamo abituati a vedere e la città degli studenti universitari. Come farle dialogare l'una con l'altra? Perché io vedo città, sono abituato a vedere città universitarie, fra virgolette, che hanno gli studenti fisicamente in giro, cioè la puoi vedere la città universitaria. Da noi sono scomparsi, ma non solo per una questione, cioè non ci sono, non solo per una questione di distanza. Sì, perché manca anche l'offerta pure abitativa, probabilmente di infrastrutture e di servizi. Cosa farebbe di concreto, anche una sola idea, in termini di straordinaria amministrazione per coinvolgerli? Mi sembra che una delle proposte fatte dal consiglio dell'università, degli studenti, mi sembra che sia più che accettabile, cioè il fatto siccome noi tra l'altro abbiamo un patrimonio che non è stato neanche inventariato ed è sottoutilizzato e non è. Bisognerebbe sicuramente procedere a un inventario e anche lì si potrebbe gli appartamenti sfitti, non solo privati oppure anche di proprietà dell'ente che comunque sono inutilizzati, potrebbero essere utilizzati per dare per essere abitati agli studenti come abitazione a prezzi calmierati, ma potrebbero anche essere utilizzati come sedi di momenti di aggregazione dove gli studenti possono una vicinanza più Che il diritto allo studio dovrebbe avvicinare le due anime della città dei luoghi dove gli studenti possano riunirsi al centro della città, e poi comunque anche l'amministrazione dovrebbe fare ricorso alle capacità che ha l'università, anche per quanto riguarda la progettazione. L'ente comune potrebbe rivolgersi sicuramente ai docenti e agli universitari per un aiuto nella progettazione, quindi un coinvolgimento proprio di competenze, chiamiamolo sfruttamento di competenze, quindi ci dovrebbe sicuramente essere una maggiore commissione. Dialogo costante, accorciamento tra le due. Per quanto riguardava la questione, molti sono lamentati del fatto che la sera sono interrotte le comunicazioni e si pensava di istituire delle linee anche notturne, oppure in tanti comuni esistono anche i percorsi a chiamata, cioè possono essere prenotate le corse, dopo una certa ora si possono prenotare le corse, questo può avvenire sia nella sera che nei giorni magari festivi dove effettivamente i bus sono a un orario molto più ridotto come passaggio, insomma. Ok, andiamo a vedere adesso la scheda insieme preparata dagli studenti di Scienze della Comunicazione che hanno analizzato come comunica Paola Cardelli. Vediamo. Unica donna candidata sindaco a Teramo. Paola Cardelli si mostra vicina all'elettorato, dalla parte dei cittadini. Anzi, proprio in mezzo a loro, una di loro. Tutta la parte visiva della sua campagna elettorale è incentrata su questo aspetto, a partire dalla fotografia con cui ha scelto di presentarsi ai potenziali elettori. Con poco trucco, un po' spettinata, come se l'obiettivo l'avesse sorpresa mentre era impegnata in un'attività quotidiana. Come la foto, anche lo sfondo che è stato scelto racconta una storia. Rosso, un rosso intenso e senza sfumature. Quel colore è una scelta di campo e indica un'identità politica. Appartenenza ad una sinistra pura, senza compromessi. E se il colore rimanda ad un'identità politica e ai suoi valori, questi valori sono rinforzati dall'immagine stilizzata che è stata scelta come logo della lista.
il monumento ai caduti della Resistenza, uno dei luoghi identitari della città, ma anche un richiamo preciso ai valori della Resistenza e della Costituzione che da lì è nata. Lo slogan che accompagna tutte queste certezze simboliche potrebbe risultare spiazzante perché è fondato su un ossimoro, sull'accostamento di due parole che rimandano a campi semantici opposti, alternativa e normalità. Eppure questa apparente contraddizione sembra rinviare ad un'idea chiara e forte nella sua semplicità, che la normalità non può essere una città profondamente in crisi e che è necessaria un'alternativa. Oppure, ed è un'altra interpretazione possibile, che la normalità è qualcosa di diverso dalla situazione attuale. A conferma di quella grafica, sintetica quasi fino alla banalità, anche la linea comunicativa scelta per la campagna elettorale è minimalista. Manifesti sufficienti a coprire gli spazi comunali, volantini e fogli informativi necessari per gli incontri con gli elettori. Una comunicazione social ridotta all'essenziale con un blog informativo dalla grafica spartana e la stessa pagina Facebook ufficiale che Cardelli aveva usato nelle comunali del 2014. Un minimalismo che, se le permette di evidenziare il suo intero percorso politico, non sembra avere molto successo. I like e i follower sono meno di 300. Con un'interazione ridotta, frutto anche, forse, di un uso non particolarmente intenso della piattaforma. C'è sempre qualcosa da migliorare, ma vale per tutti. Comunque mi sembra che, insomma, i temi li abbiano abbastanza centrati. Non da recriminare, va bene, è vero. La piattaforma, se non viene usata, se non si deragisce con una certa frequenza, non è chiaro. Allora, facciamo il terzo giro di domande, risposte un po' più sintetiche per stare nei tempi. Nicola, riparto da allora, te. Direi che, vabbè, lei si candida come sindaco di sinistra, è una parola che adesso, in un mondo in cui c'è una commistione di identità politiche che una volta, come in un vortice, una volta sono al governo, una volta sono all'opposizione, è possibile, sembra tutto possibile, tutte le coalizioni sembrano possibili, sembra quasi che non ci siano più punti di riferimento. In questo clima lei si candida come sindaco di sinistra. Un sindaco di sinistra cosa farebbe una volta insediato? Cioè, nel senso, come atto di come primo atto simbolico del suo essere sindaco di sinistra, cosa farebbe e cosa renderebbe, istituzionalerebbe come atteggiamento, come comportamento? Non so, adesso non voglio suggerire nessuna risposta, per cui mi aspetto da lei un'immagine, una suggestione. No, devo dire che non mi sono posta in questi termini io proprio come primo gesto. Mi sembra, diciamo, che il mio comportamento, anche passato, dovrebbe dare idea di quello che potrebbe essere un comportamento futuro, anche una certezza di quello che può essere il comportamento futuro. Quello che penso che sicuramente sia la prima cosa, veramente, sono le regole, che probabilmente non sono tipicamente della sinistra, perché non è che proprio la sinistra sia stata proprio, come dire, una fautrice della, però sicuramente le regole, ma le regole perché con le regole giuste e con rispetto delle regole si garantisce l'equità e la certezza del diritto, cioè il diritto di ognuno. Cioè il diritto di tutti deve essere garantito, e se qualcuno usurpa i diritti di altrui è chiaro che non c'è equità, e qui noi abbiamo una città profondamente iniqua in tutte le sue, a cominciare dal fatto del condono fiscale. Sono contrario al condono fiscale, diciamo che una delle prime cose, la rottamazione delle cartelle, per me non sono stata l'unica in consiglio ad oppormi. Non è giusta, perché ci sono sicuramente morosità incolpevoli, ma non è giusto nei confronti di chi comunque, magari con sforzi enormi, le tasse cerca di pagarle. Quindi è anche il fatto del lavoro nero, il lavoro sommerso, la lotta all'evasione, sicuramente io le ritengo che dovrebbero essere operazioni di sinistra, ma come sinistra io ritengo soprattutto la sinistra progressista, che veramente sia in difesa dei principi costituzionali, i principi proprio basilari, fondamentali per la vita civile, per garantire a tutti la parità, la vera parità, insomma, dell'articolo 3 della Costituzione. Ecco. Quindi diciamo che il lavoro sommerso è una piaga a terra, ma che sta dilagando, fatto con la scusa della crisi,
tanti giovani purtroppo non hanno, ma se, a parte il lavoro sommerso, ma c'è anche questo lavoro così, no, dei contratti settimanali, contratti mensili che non consentono a nessuno di... È chiaro che per quanto riguarda il lavoro l'ente non è che possa fare chissà quante, quante attività, però ad esempio noi abbiamo il problema della Terco, perché l'ho dovuto mettere anche io quello nel programma, perché abbiamo una, appunto, una cooperativa che ha gestito per 20 anni il parcheggio con 26 persone disagiate per vari motivi, insomma una cooperativa di tipo B che grazie alle cure della passata amministrazione alle cure adesso del commissario purtroppo si ritrova che probabilmente non potrà partecipare neanche al bando, quindi si perderanno i 6 posti di lavoro. È chiaro che la politica in queste cose avrebbe dovuto e potuto intervenire, perché dove è possibile che appunto l'ente comune non, di per sé non è che possa garantire qualcosa sul lavoro, può promuovere e può, almeno quelli che questo lavoro ce l'hanno per un caso, magari cercare di favorirli sempre nei limiti della legge, perché nessuno chiedeva quindi attenzione alle fasce deboli, quindi il diritto all'emergenza abitativa, Via Longo pure è un'altra battaglia di quelle che ho condotto dall'inizio. Mi sarei aspettato, che ne so, un effetto speciale, ma il tema della campagna elettorale è normalità, quindi ci siamo. Sentiamo Germana Dorazzi. Le chiedo una domanda, una risposta altrettanto stringata. Se dovesse arrivare al ballottaggio non da protagonista, che indicazione darebbe a chi l'ha seguita, agli appartenenti alla lista, ai suoi elettori? Un'indicazione di stop oppure darebbe un'indicazione di voto? All'inizio stavo, perché quando noi siamo presentati come lista, diciamo che siamo stati forse i primi, una delle prime liste che si è presentata ufficialmente, quindi ancora non era ben chiaro il quadro evolutivo delle altre liste e delle altre coalizioni. Quindi là per là ho pensato a una convergenza sui programmi senza ottenere nulla in cambio, chiaramente, solo magari chiedere un appoggio per una realizzazione dei punti fondamentali del programma. Ma costruendoli poi, vedendo appunto come ci si è divisi, coalizzati qui a Teramo, penso che di non potermi fidare di nessuno, quindi non posso che qualcuno possa garantire, chiedere il voto perché per attuare alcuni punti del programma, magari del nostro programma, io non credo veramente di poter credere a una simile, e quindi non potrei mai dire, seppure se dovesse poi essere, come dire, dovesse avere un'influenza su chi ha votato la mia lista. Quindi nessuna indicazione. Non darei indicazioni, non prenderei questa responsabilità. Marcello Martelli. Naturalmente io non ho nessuna intenzione di insegnare il mestiere del sindaco, me ne guarderei bene. Però io penso che la prima cosa che dovrebbe fare un sindaco è individuare finalmente una vocazione. Che vocazione ha questa città? Perché la nostra città è tutto e niente, non è una città turistica, non è una città universitaria. Io mi ricordo le parole del rettore quando hanno rifiutato così allegramente i 10 milioni della funivia, e il rettore ha detto, proprio si vede non che... Non è che hanno rifiutato, abbiamo, scusi se l'ho interrotto, ma in Consiglio Comunale si è detto che appunto la funivia forse non è il caso di... Ma non è stato neanche approfondito. Ma il fatto è che il problema è che il governatore D'Alfonso non ha neanche quei soldi, non si sa neanche che fine abbiano fatto. Questo è successivo. Comunque. Mi sembra che prima si debba consultare la popolazione e l'ente, poi eventualmente decidere. Questa è cronaca, il rettore ha detto, da qui si vede che non siete una città universitaria, quindi non siamo turistici, non siamo commerciali, no, non ci abbiamo una vocazione, e quindi è opportuno. Però ci abbiamo le virtù. Sì. Ma no, abbiamo perso anche il prestigio di città dove si e i calcionetti penso che siano, ma siamo anche perso. Chiedo scusa. Ma al di là di questo, noi adesso assistiamo a questo fenomeno, perché il sindaco non è che va al palazzo comunale, mette i timbri, amministra così giorno per giorno. Deve avere anche una visione, guardare anche le future generazioni, cioè vedere questo territorio che futuro avrà. Diciamo che appunto di dare solo un'etichetta alla città, stiamo precipitando,
un'etichetta o universitaria o industriale, impiegatizia, no, mi sembra che diciamo di tutto un po' sicuramente, però di ogni sua parte dovrebbe esprimere al meglio le proprie prerogative, cioè appunto l'università non deve essere un po' isolato a sé, un posto a sé, ma anche l'industria, si potrebbero appunto cercare di intercettare questi fondi europei per poter ricreare qualche insediamento industriale, industriale. Il corso all'automobile, Teramo è una delle città effettivamente, tra l'altro, poca gente a piedi e tantissime macchine parcheggiate, veramente non si capisce come si possa, dove sia la gente, sicuramente si è spopolata per la questione del terremoto. Comunque, il ricorso all'auto, bisogna disincentivare il più possibile il ricorso all'auto, ma rendendo anche la città più vivibile, ad esempio attraversare i ponti teramani con questi appunto autobus e con queste auto altamente inquinanti, andare in bicicletta o a piedi, ci si intossica fortemente, quindi si dovrebbe cercare di fare una città dove i percorsi pedonali siano il più possibile separati da quelli delle auto, protetti, arredati, soprattutto nelle periferie mancano anche marciapiedi, cioè noi dobbiamo una città che in tutte le sue parti non vi siano i cittadini serie A e i cittadini serie B, secondo me già questo servirebbe a dare a riqualificarla, a renderla. Poi ad esempio abbiamo anche, ma questo comunque è una cosa di decoro, ma ad esempio la street art per le periferie, un decoro da decorare, cioè rendere piacevoli anche le periferie, attrattive, piacevoli, vivibili, non devono essere solo dormitorio, le frazioni o le periferie ridotte al rango di territorio, ma magari anche creare degli uffici comunali, non degli uffici proprio, l'URP o l'anagrafe, per esempio, mettere 4-5 tipi di 4-5 frazioni, quelle più popolose o quelle più lontane, per evitare anche lo spostamento con l'auto di chi magari l'auto non ce l'ha, per andare a fare un documento non c'è bisogno che chi sta a San Nicolò debba venire necessariamente a Teramo, per esempio. Ci sono, insomma, avvicinare e rendere la città omogenea, decorosa, e la ricostruzione non ne abbiamo parlato, ma questo è un punto cruciale, la ricostruzione delle scuole, la ricostruzione pubblica, la ricostruzione privata. Qui abbiamo delle scuole che non hanno un livello di sicurezza, la media dello 0,33%. Noi dobbiamo pensare che le nostre scuole non sono sicure e bisogna pensare che si deve perseguire l'adeguamento sismico non solo per quelle che sono state dichiarate inagibili, ma anche per quelle che non hanno un livello di sicurezza, che poi è uno il livello di sicurezza che dovrebbero avere, e qualcuno raggiunge lo 0,1 e sono aperte. Vediamo se viene a pescare la domanda sulle scuole tra quelle che le hanno fatte gli studenti. Metta la mano nell'urna e peschi una delle domande, vediamo quale ci sceglie la sorte. Ah, secondo lei, per un sindaco è meglio possedere dote di campione di scacchi o di visionario entusiastico? Quindi, insomma, una domanda sulla sua capacità. Gli scacchi mi piacciono molto, quindi più strategia cuore? Tutte e due, sicuramente ci vogliono tutte e due, ma senza cuore non si fa nulla, ecco, questo sicuramente, senza cuore non si può fare niente. Io di questo vorrei comunicare in generale a tutti, anche i potenziali lettori, il fatto che ci vuole il cuore in tutte le cose, ci vuole la convinzione delle proprie idee, una vera convinzione delle idee, dei principi che si vogliono applicare, insomma. Quindi la strategia, anche quella occorre. La sua camera è quella lì, guardi negli occhi i suoi potenziali elettori e faccia 30 secondi di appello al voto. Io ho sempre avuto difficoltà e continuo ad averla, nonostante il tempo sia passato da quando appunto sono stata eletta, a guardare in telecamera, guardare insomma uno strumento inanimato come una telecamera, quindi non ho superata questa, però l'appello a voto è questo. Io direi che così come voglio averla io, la possibilità di poter andare a votare, vorrei darla anche a quelli che probabilmente magari si asterrebbero senza una lista che possa garantire un'effettiva alternativa a quella, a questa compagine politica ormai, che a mio avviso non ha più alcuna credibilità per quello che è stato fatto nel passato, sia da parte della maggioranza, dell'ex opposizione, sia da parte di quelli che oggi si presentano appunto come
come nuovi. Benissimo, il nostro tempo è a disposizione, è terminato. Io ringrazio Paola Grazie. Cardelli per essere stata con noi in questa serata conclusiva. Ringrazio Nicola Catenaro, Marcello Martelli e Germana D'Orazio per averci accompagnato in questo percorso. L'appello del candidato termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito in queste 7 serate e vi do appuntamento alla notte delle elezioni, alla diretta elettorale che ci sarà poi su TV6 per seguire lo spoglio che inizierà subito dopo le operazioni di voto del 10 di giugno. Grazie ancora e buona serata.